Come potete immaginare, non potevo farmi scappare l'occasione di chiedere a Tiberio Ancora, il personal trainer del Chelsea e già della nazionale italiana, quale sia il ricordo della sua attività in tutti questi grandi club, a contatto con tanti calciatori famosi, che lo abbia segnato particolarmente. Ed ecco quello che mi ha risposto. Quindi parliamo della sua esperienza come personal trainer al seguito di importanti team calcistici. C'è un ricordo particolare di tutta questa esperienza in giro per il mondo. Sei stato al seguito della nazionale e quindi in giro per il mondo agli Europei 2016 con il Chelsea, con la Juventus negli stadi più importanti del mondo. C'è un ricordo speciale che tu conservi non soltanto in relazione alla tua professione, ma anche in relazione alle relazioni che poi si instaurano con tanti atleti famosi, no? Che sono degli idoli per i ragazzi, per le nuove generazioni. Guarda, in tutti questi anni, grazie a Dio, ho avuto la fortuna di conoscere gli atleti top player infiniti, no? Certo. E vissuto tantissime esperienze, partite memorabili, però non ho dubbi nel ricordare un momento, che mi vengono ancora i brividi a pensarlo, che è quello, dopo l'eliminazione agli ultimi europei, contro la Germania. Sì. All'indomani della sconfitta ci siamo ritrovati in albergo, il mister Conte, che era emozionatissimo e tutti eravamo emozionatissimi, tant'è vero che magari un minuto si parlava e 10 minuti si piangeva, Certo. ma le parole che ha usato Buffon le ricorderò a vita, perché in un momento di sconforto, no? Perché comunque avevamo capito che era tutto Certo, finito questa magia, lui ha trovato nella sua classe, perché a livello umano è una persona immensa, ha trovato nella sua voce rotta dall'emozione di trasmettere un messaggio di una profondità, di un valore che ricorderò a vita, e quindi quelle parole che lui ha usato, sono di forza e coraggio, per andare avanti. Quindi questo è il momento in assoluto in 10 anni di esperienza a questi livelli che ricorderò con più affetto. bellissimo. Beh, anche perché dovremmo anche ricordarci, no, che noi vediamo delle performance, applaudiamo i nostri idoli, ma poi ci dimentichiamo che dietro ci sono delle persone, ci sono degli uomini, no? E sono delle persone poi di un valore assoluto anche a livello proprio di umiltà, perché più il livello si alza, più sono persone umili, eh? E quindi, perché Certo. ho avuto la possibilità di stare in tutte le categorie, e magari ho trovato delle persone molto presuntuose che magari non hanno nessun diritto di esserlo, e queste persone a questi livelli che hanno una umiltà e una disponibilità infinita. E quindi questo in tutti questi anni ha aiutato anche me stesso ad avere sempre un profilo molto basso, perché credo che l'umiltà e la buona educazione sia il miglior valore per poter trasmettere qualcosa agli altri. Ecco, un personal trainer che è inserito in un team importante e necessariamente non agisce soltanto sull'aspetto biomeccanico del movimento o semplicemente sull'aspetto tecnico, no, del gesto calcistico, ma deve essere dunque anche un Motivatore, profondo no? conoscitore, certo, dell'animo umano per diventare un motivatore, perché poi la motivazione è il motore di tutto. Ma io credo che abbia avuto il vantaggio di essere stato un atleta e di esserlo ancora, e mentalmente mi metto dalla parte del calciatore, perché sia a livello pratico che a livello poi di conoscenze dirette attraverso studi, cerco di entrare nella testa del calciatore per rendergli tutto fattibile e semplice, perché le cose complicate non funzionano. Quindi un calciatore di questi livelli, che magari è stressato da tante responsabilità, perché non è tutt'oro quello che luccica, giocare a quei livelli è veramente di una tensione pazzesca. Allora, io trovo la chiave per poterli rendere fattibile tutto ciò che possa rendergli la massima efficienza fisica organica. È chiaro Sì. che come ci arrivo non te lo dirò, perché è un segreto. Non vogliamo svelare i segreti E del tuo quindi mestiere. credo che la semplicità nel trasmettere questi concetti per farli stare meglio a livello fisico e mentale, credo che siano degli elementi fondamentali.
È il segreto del successo, le cose belle accadono nella semplicità e nella leggerezza, quando invece noi siamo spinti più volte a cercare cose complesse e arzigogolate, no?